www.daddarioporteblindate.it. Porte blindate da Dario, sicurezza con stile e tecnologia innovativa. Una squadra di esperti artigiani pronti a soddisfare ogni richiesta da personalizzare. Tecnici della sicurezza pronti a lavorare sulla vostra porta. Design personalizzato con qualsiasi forma e materiale. Una porta blindata da Dario è un investimento sicuro. Ciao innanzitutto. Ciao. Ben ritrovato. Partiamo ovviamente un po' dall'ultima partita, la prima gara da titolare, insomma, il gol, poi purtroppo il lutto, no? Che ti ha colpito, la vita poi propone cose, no? Belle per tutti insieme. Se torni un po' indietro, insomma, riannodiamo un po' le emozioni, diciamo, di quel pomeriggio. E niente, il mister ci ha fatti ritrovare nello spogliatoio, ha fatto la formazione, io ero tra gli unici da titolare. Un po' me l'aspettavo, comunque mi ero preparato anche mentalmente per la gara contro il Chieti. Non ho sentito molto la pressione, sono sceso tranquillo in campo e penso di aver dato il meglio. Ho fatto anche il gol, è stata un'emozione indescrivibile comunque. Sotto quasi 4.000 tifosi, l'urlo, il boato, quel gol, è stata una grande emozione. Poi non ci hai pensato su nel tiro, lo tiro su, volendo la palla? Sì, dal limite comunque ho provato. Sì, c'è la fortuna aiuta, aiuta. Quindi ho fatto un gol, anche grazie al demerito del portiere, dopo ho saputo la notizia a fine partita della morte del nonno. Ecco, come avete detto voi, io sono passato dalla gioia al dolore. Oltre al gol anche una buona prestazione da parte tua. Eh sì, ho fatto quello che mi ha detto il mister prima della gara, penso di aver disputato una discreta partita, ma questo è solo l'inizio per disputarne altre. Senti, è la prima volta, se non sbaglio, che parliamo. Quindi forse non ce l'ho sì, io. Sì, sì. Anche abbastanza recentemente. Ah, ok, allora la domanda non sussiste. No, davvero, volevo sapere un attimino qual è stata la sua carriera, il suo escursus da calciatore, insomma, prima di approdare al Foggia. Eh sì, ho iniziato nell'Aurora Mazzara, poi sono passato a Lecce negli allievi nazionali, poi da Lecce sono tornato a casa a Mazzara in Eccellenza. Dall'Eccellenza poi sono andato a Casale l'anno scorso e poi da Casale a Genova sono andato a Novara, la primavera di Novara, e da Novara sono arrivato qua ad agosto. La tua integrazione in questo gruppo nello schema del mister? Ma comunque io essendo un giovane devo comunque dare la presenza sempre ai grandi, comunque sappiamo che il Foggia non gioca con gli under e per salvarsi quest'anno bisogna anche comunque fare affidamento ai grandi, all'esperienza dei grandi soprattutto. Niente, sto giocando poco, però è il giusto secondo me, perché giustamente come ho detto prima il campionato è molto difficile, il mister mi sta ritagliando uno spazio importante e spero di aver fatto molto bene. Però speri che con questa partita, il gol, la prestazione, con il tempo, anche con la crescita di la tua crescita all'interno del gruppo, tu ti possa ritagliare anche uno spazio maggiore in questa seconda parte di campionato? Comunque io lavoro settimana dopo settimana per dare sempre il meglio e per migliorarmi. Poi qualche viene prendo, non ho problemi nell'andare in tribuna, in panchina, basta con la coscienza pulita, non do, lavorando bene durante la settimana. Sono arrivati i complimenti pure di Sciacca, di Nicolò, per il gol. Veramente l'ho sentito io, ho saputo che è morto il padre, anche lui è a lutto. Mio padre più che altro ha fatto i complimenti perché si sono sentiti per le brutte notizie della morte di suo padre e mio nonno, però personalmente non ho ricevuto i complimenti. Un periodo di prova, poi quell'infortunio insomma che ti ha fermato per un altro periodo abbastanza lungo, poi pian piano hai ripreso, insomma hai cominciato a ritagliarti uno spazio sempre maggiore. Te l'aspettavi poi insomma di, anche prima della fine del giro di andata, di poter cominciare da titolare e poi insomma il gol che è venuto su? Il mio obiettivo è fare più parte possibili comunque. Come ho detto prima, lavoro settimana dopo settimana per migliorarmi, per dare il meglio di me. E poi se il mister comunque mi chiede di andare in campo lo faccio dando sempre il massimo e non temendo nessun avversario. Senti invece, riguardo al torneo insomma, che impressione finora ti sei fatto? Metà campionato rispetto alle altre squadre insomma, e come parli il vostro cammino, questi 30 punti che abbiamo iniziato al terzo posto? Il nostro cammino è stato molto positivo.
Comunque sono stata una sorpresa, tra virgolette, perché sono stata una squadra ripescata, comunque chiudere terzi, il girone di andata è una cosa molto, molto buona, molto positiva. Da gennaio però inizierà un altro campionato perché le squadre si rinforzeranno, comunque dobbiamo sempre allenarci a mille per raggiungere la salvezza il prima possibile. A proposito, ecco, insomma, la testa adesso ormai dopo la sosta è rivolta, diciamo, la prossima, no? Che idea hai della prossima partita? Ricordi l'aprile del qui? Sì, io ancora non avevo tesseramento, sì. Comunque è una squadra molto organizzata, comunque. Comunque sono tutte finali le partite in questo campionato, perché le squadre sono molto forti. Partendo anche parlando anche dall'Arzanese, arrivando al Teramo che è prima in classifica. Comunque dobbiamo sempre lottare e correre in mezzo al campo per ottenere il massimo del risultato. C'è Quinto che dovrà scontare un secondo turno di squalifica. Tu ci speri, insomma, in una maglia da titolare anche domenica? Sì, certo, spero che di scendere in campo, di essere tra gli 11 a titolare. Ma se il mister mi dice di fermi in panchina, una volta entrato devo dare sempre il meglio di me. Ti ha dimostrato negli ultimi tempi, al di là dell'ultima partita, comunque anche fiducia di vederti, di farti crescere, ti ha dato sempre più spazio, no? Facendoti entrare anche in momenti non semplici di partita, anche complicati. Sì, ma il mister è una persona che sa lavorare con i giovani comunque. Mm. Pian piano mi ha fatto entrare minuto dopo minuto, e il minutaggio è aumentato e domenica sono sceso da titolare.